Oggi noi soprattutto cerchiamo di trovare occasione di lavoro in paesi che sono paesi in via di sviluppo, quindi paesi che stanno investendo molto nella trasformazione delle città, e quindi molti architetti italiani sono in Cina, molti sono in Brasile, in Turchia, nei paesi del Golfo. Devo dire, la storia più incredibile che però mi è successa è stata vicina, è stata in Francia, a Marsiglia, dove ho vinto un concorso nel 2004 per costruire un centro di ricerca sul Mediterraneo, e nello stesso periodo un architetto francese vinceva un concorso per costruire un museo del Mediterraneo. Io avevo vinto un concorso con la regione, che è tradizionalmente un ente locale di sinistra. Rudy Ricciotti aveva vinto un concorso per il museo per il comune, che è tradizionalmente di destra. E mi sono trovato, e ci siamo trovati io e Rudy Ricciotti, a dover progettare e realizzare due spazi simili nelle dimensioni e anche un po' nel tema, uno guarda il passato, uno guarda il presente, in un fazzoletto di terra nel porto di Marsiglia. E lì ho visto in Francia ripetersi per un certo periodo, ahimè, le polemiche inutili che siamo abituati a vedere in Italia, per cui la regione bloccava il comune bloccava la regione, e mi sono detto: nulla può capitare di peggio anche in italiano che trovare un pezzo d'Italia anche quando va all'estero. Poi per fortuna le cose sono cambiate, Marsiglia ha vinto la capitale europea della cultura, regione e comune si sono messi d'accordo, anche perché io e Rudy siamo stati molto forti nel dire o si fanno tutte e due o non se ne fa nessuno, ed è andata bene. Certamente c'è stato fino a un po' di tempo fa un ostacolo di internazionalizzazione di linguaggio dei nostri giovani laureati, dei nostri studenti. Devo dire che l'Erasmus e l'internship stanno aiutando moltissimo, così come aiuta molto il fatto che per fortuna oggi le nostre facoltà attirano studenti stranieri. Io insegno al Politecnico, ho una classe di 80 studenti, 70 sono internazionali. Questa cosa è fondamentale, quindi non è solo l'Erasmus, ma è uno scambio continuo. Poi non c'è dubbio che l'altro grande limite sia invece quando si va all'estero si trova soli. Lo dico soli nel senso che è molto difficile fare rete con altri studi, con aziende, con fornitori italiani che magari sono lì e lavorano lì e fanno lo stesso sforzo e sono altrettanto soli. E manca quella cosa che invece noi purtroppo vediamo quando vediamo i nostri colleghi francesi, tedeschi, inglesi superarci, magari senza neanche grande merito, è il fatto di avere dietro delle istituzioni, che siano la loro camera di commercio, che siano le loro ambasciate. Questa cosa ci manca anche perché a volte fare una mostra sul design e l'architettura italiana nei paesi del Golfo, in Cina, aiuta a promuovere un'intera filiera, non solo i progettisti, ma chi fa gli arredi, chi si interviene sulle luci, chi fa l'architettura dei giardini, chi si occupa di infrastrutture. Alla fine il sistema Italia ha delle eccellenze straordinarie, spesso però è quasi impossibile metterle in rete, e questa cosa manca alla politica. Io penso che nella politica estera italiana, sapendo anche quanto è importante l'export per le piccole e medie imprese soprattutto, ma io sono uno professionista che ha una piccola impresa e quindi produco lavoro, e quanto servirebbe anche a molti di noi poter avere le spalle un po' più larghe, sentirsi protetti, aiutati. Ecco, vi dico questo. Io penso che noi ci sentiamo molto, a me capitando di lavorare in Cina, in Russia, in paesi, appunto dicevo, in Francia, ma anche in paesi del Nord Africa, in Albania, in Qatar. Questa cosa si sente molto, perché alla fine comunque tu sei visto come il rappresentante di una cultura che poi ha i suoi cliché, anche i suoi limiti, nel senso che spesso le aspettative nei tuoi confronti sono molto diverse da quello che tu puoi e vuoi dare. Quindi il primo tema è questo del cliché, che va superato. Però d'altro canto è anche molto bello sentirsi, come succede in pochi settori della produzione italiana, la moda, il design, l'architettura, il cinema, quindi rappresentanti in una grande storia, è bellissimo. E questa cosa, quando poi funziona, ti dà un'autorevolezza che molti altri architetti internazionali non hanno. Questo trovo che sia una bella cosa.